Buon pomeriggio Paolo, ovviamente buon pomeriggio anche ai tuoi ospiti per parlare di un argomento che in queste ultime ore ha unito ancora di più soprattutto i due primi cittadini di Teramo e Pescara. Poi sentiremo uno dei due sul piano di ristrutturazione della Bipop Bari. Buon pomeriggio Paolo. Grazie, grazie Jacopo, buon pomeriggio, un saluto ai nostri telespettatori, un ringraziamento al segretario regionale della CGIL Abruzzo Molise Carmine Ranieri e al segretario della FISAC CGIL Francesco Trivelli. Grazie, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, Ranieri, voi chiedete l'azzeramento di questo piano industriale, un piano industriale che prevederebbe la chiusura di diverse filiali nella nostra regione e conseguentemente degli esuberi di personale. Voi chiedete che questo piano industriale venga azzerato, venga annullato, perché? Ma innanzitutto perché è un piano che non dà nessuna prospettiva ai lavoratori e non è quello di cui ha bisogno l'Abruzzo. Stiamo parlando di un piano industriale che prevede la riduzione del 40% delle filiali, 39 filiali verranno chiuse sul territorio secondo questo piano industriale, non garantisce la tutela occupazionale e tutto questo avviene in un periodo in cui la fragilità che già c'era nel sistema finanziario abruzzese rischia di essere ulteriormente messa a dura prova in un momento in cui con l'emergenza Covid-19, con l'emergenza della pandemia, c'è bisogno che le banche, che il sistema finanziario abruzzese dia liquidità a famiglie ed imprese. Trivelli, vogliamo dare anche qualche altro numero per quanto concerne Banca Popolare di Bari nella nostra regione? Parliamo in particolare delle province di Pescara e Teramo e dunque di Caripe e Tercas. Allora, in tutta l'Abruzzo noi abbiamo circa 880 dipendenti. Questo piano, che consiste a un taglio lineare di circa il 40%, prevediamo che potrebbe avere una ricaduta negativa su una popolazione delle lavoratrici e dei lavoratori di circa 300 unità. Abbiamo una direzione generale a Teramo, 140 dipendenti, quindi la situazione è veramente sotto stress anche perché l'Abruzzo sarà la regione più penalizzata proprio in termini di presenza sul territorio. Ricordiamo che questa è la banca più grande in questo momento nella nostra regione, che ha poi una rilevanza importantissima nelle zone della provincia di Teramo e di Pescara. Questa mattina voi avete stilato un documento che abbiamo qui in anteprima, eccolo qui, lo inquadro anche a beneficio dei nostri telespettatori, un documento che verrà inviato nel pomeriggio agli addetti ai lavori e anche alla stampa. Sostanzialmente, cosa chiedete al di là dell'annullamento di questo piano industriale? Allora, si parte secondo noi, da un problema che deriva da lontano, cioè dall'acquisizione della Tercas e della Caripe. Chiediamo una commissione d'inchiesta che è la commissione d'inchiesta, quindi la inviamo in questo momento ai parlamentari, a tutte le istituzioni, chiaramente alla presidenza della commissione d'inchiesta, che in qualche modo possano aprire e facciano in modo che si faccia luce veramente di quanto è successo, perché non è giusto che debbano pagare le lavoratrici e i lavoratori, il territorio, lo sviluppo nella nostra regione, perché non è stata un'operazione a nostro avviso così chiara e quindi da lì bisogna ripartire. Ranieri, prima di coinvolgere anche Jacopo Forcella da studio, sì, eccomi, Jacopo, allora No, c'è il ecco, era segretario. una cosa interessante quella che ha detto proprio poco fa Francesco Trivelli, che magari possiamo girare anche a Carmine Ranieri, ma poi può rispondere Trivelli stesso. Insomma, qui, al di là del piano di ristrutturazione di cui parliamo oggi, parliamo di una vicenda, ha fatto bene Trivelli a ripercorrere alcuni passaggi in cui ad esempio c'è stato anni fa il commissariamento della Tercas, poi l'acquisizione da parte di Banca Popolare di Bari, anch'essa commissariata, una sorta di commissariamento di una banca che aveva acquisito, aveva inglobato una già commissariata. La questione adesso è il piano di ristrutturazione, ok. Ma come si fa a non arrivare a, diciamo, obbrobri bancari del genere?
Certo, noi abbiamo chiesto proprio oggi con questo comunicato e l'avevamo chiesto già mesi fa l'interessamento della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle banche, perché già dal 2010 vi erano le relazioni ispettive, per esempio sulla Banca Popolare di Bari, che rilevavano delle problematicità di quella banca e dopo si è consentito di fare ulteriori acquisizioni. Quindi sono già uscite diverse come dire, rivelazioni e diversi filoni di indagine e di inchiesta. Noi vogliamo che si faccia chiarezza, che emergano le responsabilità in sede, come dire, politico attraverso la commissione d'inchiesta e anche penali attraverso la magistratura, perché devono pagare i responsabili di questo disastro e non possono certo pagare i lavoratori che in questi anni hanno dato tutto il loro impegno per, come dire, per svolgere le loro funzioni, che sono funzioni essenziali, perché dare liquidità alle imprese e alle famiglie è una funzione fondamentale per migliorare la situazione economica, una precondizione per lo sviluppo della regione. Come dicevo prima, una regione che viene messa a dura prova da questa emergenza che stiamo vivendo. Certo, anche perché abbiamo ancora negli occhi, non ci riguarda a livello regionale, ma ancora, abbiamo ancora negli occhi la situazione Carige. Comunque, al di là di questo, noi andiamo ad ascoltare le parole del primo cittadino di Teramo, Gian Guido D'Alberto, intervista della nostra Tania Bonici Castelli, realizzata questa mattina proprio sul piano di ristrutturazione, perché i due sindaci, Carlo Masci, sindaco di Pescara, e Gian Guido D'Alberto, sindaco di Teramo, hanno chiesto un incontro ai commissari. Ascoltiamo le parole del primo cittadino teramano. Il piano della ristrutturazione della Popolare di Bari proprio non le piace. No, ma non è un piano di ristrutturazione, è un piano di, diciamo così, di riduzione radicale fino alla sensibile destrutturazione di una quota in particolare territoriale della banca, che è quella del nostro territorio abruzzese. Perché se abbiamo, sulla base dei numeri che sono emersi, 39 filiali su 94, questi sono i dati che sono stati comunicati, quindi ben oltre il 40% di filiali chiuse, si parla complessivamente di 900 esuberi in merito al personale, e quindi in quota parte prevalente si tratta di personale che va a gravare sul nostro territorio. Non ci piace in linea generale, perché in questo momento, soprattutto dopo l'emergenza coronavirus che stiamo affrontando e vivendo, non si può intervenire con azioni che vanno a distruggere di fatto un presidio del territorio e a creare ulteriori difficoltà di carattere occupazionale e sociale. Quindi occorre rivedere radicalmente i criteri dai quali si è partiti, anche perché il tempo che viviamo oggi è un tempo completamente diverso, e ascoltare i territori, le istituzioni, e tenere in considerazione l'effetto che queste misure oggi soprattutto hanno per il nostro territorio abruzzese, che ricordiamolo è anche gravato dal peso della ricostruzione che è ferma, che non parte. Quindi è assolutamente inaccettabile che si vada a ridurre la presenza di presidi territoriali di una banca che si è sempre caratterizzata come banca del territorio, quindi assolutamente in stretto rapporto con le imprese, le famiglie, le istituzioni, e quindi assolutamente va integralmente rivisto. Non dimentichiamo questo, ricordiamo due cose. Primo, che la regione Abruzzo in termini di presenza di filiali è la più di Banca Popolare di Bari, è la più quella che ha i numeri più alti. Quindi dovrebbe essere la regione traino e non quella che viene penalizzata di più. E poi togliamo nuovamente, eliminiamo nuovamente dal tavolo questa falsa convinzione che i problemi della Banca Popolare di Bari siano sorti con l'ingresso di Banca Tercas e poi di Caripe. Sostanzialmente non è così, anzi era un'opportunità allora per Banca Popolare di Bari, lo è anche adesso, proprio per la fidelizzazione territoriale che c'è, per il rapporto e anche per la remuneratività e la redditività, insomma, sui territori delle filiali, e quindi assolutamente va ripensata integralmente l'impostazione iniziale di questo piano. E invito, noi lo stiamo facendo come sindaci, come Anci Abruzzo, insomma, sindaco di Pescara, tutti i sindaci del territorio, abbiamo già coinvolto la regione Abruzzo che deve far sentire la sua voce, ma soprattutto a livello governativo e parlamentare occorre prendere in mano la situazione sotto il profilo politico e istituzionale e non lasciare tutto nelle mani appunto di commissari che hanno avuto un mandato e che si stanno muovendo solo esclusivamente nell'ottica di numeri e teste. Ci sono persone e territori che meritano attenzione.
Queste le parole del primo cittadino di Teramo, nonché peraltro presidente dell'ANCI Abruzzo, Gianguido D'Alberto. Trivelli, ha sentito le parole del sindaco di Teramo. Caripe e Tercas di fatto non sono mai state il problema. Evidentemente qualcuno ha agitato questo spettro che l'acquisizione di queste due banche possano essere la causa di questo piano di ristrutturazione, evidentemente. Allora, ricordiamo che questa, sia la Tercas che la Caripe, prevalentemente erano banche molto importanti sul nostro territorio. Bisognerebbe fare un po' di storia e siamo convinti che non è la storia, deve ripartire da lì, anche per fare delle indagini, come diceva anche prima Carmine, approfondite. Detto ciò, noi però, ecco, noi non vogliamo una cosa, che questa diventi una battaglia tra territori. Noi vogliamo che questa nostra volontà sindacale sia una volontà vista da parte dei sindacati nostri nazionali, perché la questione della Popolare di Bari deve essere gestita come un problema unico di tutto il meridione. Noi abbiamo un problema di occupazione in tutto il meridione, non vogliamo e non pretendiamo di essere diversi dagli altri, vogliamo essere parte protagonisti. Sappiamo che il mondo sta cambiando, questa pandemia sta cambiando completamente l'economia. Noi siamo convinti che è sbagliata questa operazione fatta in questi termini. Siamo convinti che si può tornare indietro e si possa fare un rilancio di questa banca partendo dai territori e partendo dal lavoro dei dipendenti che stanno dando il cuore, anche perché siamo in una fase difficilissima, lo dobbiamo dire. Si parla di tanti operatori, noi ci dobbiamo chinare il capo di fronte a tantissimi operatori della sanità, del però vorrei dire anche questo, che i lavoratori bancari hanno lavorato in questi due mesi negli sportelli accogliendo la clientela, non sono mai citati, anzi a volte sono maltrattati, perché le problematiche che nascono a volte da non problemi nostri vengono invece riversati sulle nostre spalle. Ecco, un pensiero veramente forte per dire che la categoria sta dando il massimo e abbiamo bisogno di una categoria preparata per mandare avanti l'economia della regione e del paese. Ecco, l'ultimissima da parte mia, non è assolutamente, non per fare retorica, ci mancherebbe, vogliamo spiegare poi nel concreto che cosa significa perdere il 40% della forza lavoro dal punto di vista bancario, quali sono le conseguenze per i cittadini, perché magari qualcuno da casa dice vabbè, a me potrebbe interessarmi relativamente. Ecco, invece vogliamo spiegare che cosa cambia poi nella vita quotidiana. Allora, intanto le chiusure delle filiali probabilmente riguarderanno centri che oggi si stanno spopolando, centri invece che hanno bisogno di un rilancio sull'economia territoriale, e quindi sono le filiali che man mano probabilmente in questo momento soffrono di più, e noi vogliamo invece che ci sia una presenza. Il rilancio dell'economia va riguardata non soltanto sui numeri e gli aspetti finanziari e economici, ma rispetto a un futuro che dobbiamo costruire. Oggi mai come oggi è così importante. Ecco perché la politica in questo momento può far di più. E i servizi bancari non sono tutti quanti uguali, non abbiamo il cittadino uguale in tutti i luoghi. Sappiamo perfettamente che internet non arriva nemmeno in tutti i luoghi d'Abruzzo. Immaginiamo se una filiale piccola venga chiusa, le persone che vivono in quel territorio come possono vivere questa situazione di grande difficoltà. E poi c'è tutta la professionalità intorno a un mondo che serve proprio a gestire questa fase emergenza e per lo sviluppo, le pratiche per affidamenti, le pratiche che servono per dare possibilità di tutto ciò che riguarda il credito, ma anche il risparmio. Sono questioni che riguardano assolutamente la vita di ognuno di noi. Noi diciamo sempre, l'aspetto che riguarda una banca, che può sembrare oggi un aspetto secondario, invece nell'ambito delle persone rappresenta veramente un aspetto fondamentale. Il risparmio è uno degli aspetti di sicurezza dei cittadini, e che è anche sancito la Costituzione. Quindi ci sono tanti tanti motivi per poter dire che il settore ha bisogno di rimanere sul territorio in modo forte.
Grazie a Francesco Trivelli, io direi di chiudere questo collegamento dalla sede regionale della CGIL Abruzzo di Pescara con il segretario regionale Abruzzo Molise Carmine Ranieri, uscendo un attimino proprio per chiudere 30 secondi dall'argomento strettamente riguardante le banche. Il 18 maggio è vicino, inizia, possiamo dire, la terza fase. Possiamo guardare con un po' di ottimismo, Ranieri, a quello che sarà, a quelle che saranno le prossime settimane, non solo sotto l'aspetto stretto dell'economia. Insomma, la CGIL cosa dice? Ma davanti ci aspetta ovviamente un periodo duro e difficile. In questa fase sta calando la domanda, cambiano le abitudini delle persone, quindi non sarà facile. Certo dobbiamo essere necessariamente ottimisti, perché tutti insieme dobbiamo riuscire a superare questa fase. È necessario fare comunque, creare sinergie, e dobbiamo lavorare tutti insieme per superare questo periodo difficile. Dal 18 si riaprirà, è importante che, come dire, che riapra, che ricominci, che le aziende ricomincino a lavorare. È necessario che la regione crei un sistema di sicurezza, penso per esempio ai trasporti pubblici, ai tamponi che devono essere fatti ai cittadini, ad isolare situazioni critiche se verranno fuori. Ecco, insieme ce la possiamo fare anche a superare questo periodo difficile. Paolo, posso chiedere, poco prima di chiudere, posso chiedere a Carmine Ranieri un giudizio sulla maxi manovra presentata ieri sera dal Premier Conte di 55 miliardi, di cui una grandissima parte è stata stanziata in favore dei lavoratori? Sì, beh, certo, era importante ed era necessario, era assolutamente necessario che venissero poste ulteriori misure a garanzia dei lavoratori sulla cassa integrazione in deroga, sui bonus per i liberi professionisti, e anche una parte che copre quelle situazioni di difficoltà, pensiamo a coloro che non hanno un lavoro, che non l'avevano neanche prima, così come tutta una serie di aiuti che riguarda per esempio le persone che ritornano al lavoro e che hanno i figli a scuola, così come sono anche importanti quegli interventi che mirano a far ripartire l'economia e le imprese. Stiamo parlando di un intervento di 55 miliardi, ovviamente non bastano mai rispetto ad una situazione che non abbiamo mai conosciuto, e dal dopoguerra che non viviamo una situazione di questo tipo. Certamente un intervento importante, ma sarà importante, tutto questo è collegato anche alla discussione che stiamo facendo oggi sulla Banca Popolare di Bari, che effettivamente queste risorse arrivino presto, immediatamente, ai cittadini ed imprese. E quindi, ricollegandoci anche al discorso di prima, il sistema finanziario, le banche e nel nostro caso specifico la Banca Popolare di Bari devono avere un ruolo importante per far sì che i soldi arrivano presto ai lavoratori. Non soltanto ovviamente le banche, ma le imprese, l'INPS e tutti i soggetti deputati a gestire questa manovra e quindi questa somma di denaro importante, questi 55 miliardi.